Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Maxer196 e sono qua già per andarvi a portare un nuovo video sulla compravendita, in particolar modo sulla compravendita sui tots. Per chi non lo sapesse, infatti, il periodo dei tots non è soltanto il momento in cui si va a spacchettare per andare a cercare le carte dei giocatori più forti per ciascun campionato a borgheggiate, ma è anche il miglior periodo in cui andare a fare compravendita. Infatti, sul mercato si troveranno tantissime carte per due ragioni principalmente. Una è quella che la gente andrà a spacchettare subito dopo a rimettere i giocatori trovati in vendita per continuare ad andare a spacchettare. La seconda ragione è che la gente sempre metterà in vendita i giocatori che già possedeva per cercare di andare ad avere più crediti con cui spacchettare. Per questa ragione i prezzi andranno a scendere in modo incontrollabile e quindi andremo ad assistere a due fenomeni. Il primo fenomeno sarà quello che i giocatori, diciamo, meno costosi andranno a toccare i prezzi, diciamo, limiti possibili. Che so, avremo Boateng upgradato che mi sembra stia tra i 1000, come la sua fascia di prezzo, tra i 1000 e gli 8000, che costerà 2000-3000 crediti, proprio perché ce ne saranno tantissime sul mercato. Gli IF invece diventeranno invendibili. Tutti quanti sulla loro fascia minima di prezzo e quindi rischiate di andarci a perdere tantissimo. Oltre al fatto che senza crediti o con pochi crediti non riuscirete ad andare a fare compravendita nel periodo che sarà probabilmente il più fruttuoso di tutto FIFA. Vi ricordo inoltre di andare a cercare se avete per caso qualche chemistry style o dei cambi ruolo. Infatti in questo momento si vendono molto bene, ma una volta usciti i tots il loro prezzo calerà incredibilmente. Quindi, ricapitolando, dovete andare a vendere tutte le chemistry style o i cambi ruolo che avete tra gli oggetti consumabili e inoltre dovete andare a vendere tutti i giocatori, diciamo, con un prezzo superiore ai 5000 crediti e in questo modo sarete pronti al meglio per fare compravendita. Vi ricordo che dovete sbrigarvi, infatti i tots verranno rilasciati a breve. Se volete un video in cui vi vado a spiegare i migliori metodi da utilizzare durante i tots, lasciate 35 like. Vi ricordo inoltre di passare dal mio canale Maxer196 che trovate qui sotto in descrizione, su cui potrete trovare alcuni metodi di compravendita. Da Maxer è tutto e ci si becca nel prossimo video. Bella!